Cari amici di EveryEye.it, ben ritrovati, non so per quale motivo siamo finiti io e Todd a imitare il doppiatore di Ken Watanabe 5 secondi prima di andare in diretta. In diretta. Tra l'altro con un gioco che non c'entra nulla con il Giappone. Però se guardi bene, adesso che ci sto guardando, lì dietro ci sono due samurai robot. Oh, allo samurai! Yakuza! Va bene, comunque, imbecilli in diretta, ben ritrovati tutti amici di EveryEye.it, io sono Morlu, con me c'è Todd, che mi ha proposto un titolo di cui non so nulla e che giocherò a sorpresa stasera. Todd, parlaci di questo titolo. Allora, ragazzi, cioè, se te ne parlo, cioè se ne parla loro, un po' te lo spoilero, perciò ti direi, innanzitutto vedo che hai lasciato le impostazioni queste qui, tienilo tutto al massimo perché la grafica è veramente, come direbbero gli inglesi, gorgeous. Okay. Ah, ok, sì, è veramente figa, ragazzi. È super accattivante. Anche se è, ve lo anticipo, è fatta in DirectX 9. Pensate un po', che Todd è indignato. Io lì per lì, no, DirectX 9, no, non si può vedere. Nel 2016 DirectX 9, e invece, ragazzi, è pieno di mod, espansioni. E è fighissima. Però non voglio dirvi niente. Ah, partiamo subito? Com'è? Tu mi confermi che siamo. Hai lasciato le impostazioni. Guarda, è successa una fagianata. Perché sono rientrato nel gioco e me l'ha chiuso perché c'era il cursore sopra esci dal gioco, quindi adesso lo riavvio e adesso funziona a posto. Che bravo che sono, eh? Ma comunque, allora, io intanto do una piccolissima introduzione al titolo. Quindi, The Deadly Towers of Monster, già il titolo dovrebbe darvi un po' l'idea del regime, no? con cui è stato sviluppato il titolo. Comunque, titolo sviluppato da, come potete vedere proprio ora, da Ace Team, che sono ottimi, e invece pubblicato da Atlus. Il gioco è disponibile anche su PS4, ma noi lo stiamo provando su PC, è uscito circa 10 giorni fa, ed è secondo me una piccola perla, sul serio, è veramente una piccola perla, perché prende il gameplay alla Diablo, ok, quindi visuale dall'alto. Io spero che si vedano i fili delle cose, i fili dell'astronave con lo streaming. Apposta, adesso te ne accorgerai. Io spero, sì, insomma. Spero che si vedano, insomma, dai, sono grossi. Tra l'altro, vedete questo disturbo, potete scegliere, cioè o il disturbo questo qui da VHS o il disturbo da DVD, quello digitale, che è comunque un disturbo, è fighissimo. Guardate, infatti si vedono tutti i fili. E poi vedrete come sono animati i nemici. Pippino Starspeed si chiama? Si chiama Dick Starspeed nella versione inglese. Io l'ho giocato in inglese, però devo ammettere che in italiano rende tantissimo. Ed è fighissimo, comincia così sto gioco. Così, stop. Dunque, quello che vedete sotto, non so se lo state sentendo, ma è in pratica il regista, perché questo è come un omaggio a tutti i più grandi B-movies, cult, sulla fantascienza, insomma, stile anni 50-60, per intenderci quelli che piacevano al papà di Martin McFly, dal pianeta Volcano, quella roba là. E niente, in pratica questi sono nella moderna Hollywood, hanno rifatto questo film, ne parlano tutti seriamente, però è fighissimo. Perché? Perché c'è questo narratore che continua a parlare, che è come se commenta in continuazione la vostra avventura, come se fosse una sorta di contenuto speciale del DVD. Quindi lui commenta tutto quello che fate e se muori cambia anche i commenti. Ah, vedrai, è fighissimo, parla con il montatore in diretta, ma non vi dico nulla. Simpaticissimo comunque, riuscito. Non è mai troppo pesante né troppo forzato. Talvolta sta zitto, e il che è un bene, fatto benissimo. Per il resto, ecco, il gioco, ragazzi, lo vedete, è semplicissimo. Man mano vi spiegherò un pochino quali sono le dinamiche. Vi dico solo, intanto lo anticipo, se vi interessa è ancora scontato per poco a 9,90 euro su Steam. Ecco, cioè un gioco del è genere, bellissimo, 9,90 euro, io dico che c'è, cioè, must buy proprio subito. Se non avete mai giocato in titoli così, ovviamente non è un'esperienza hardcore, perché è abbastanza easy, anche se più avanti diventa. Ma c'è davvero un attimo, ma che è sta roba?
sono fatti in stop motion. Stop motion, esatto, sono fatti in stop motion. Secondo me è fenomenale. Ok, quindi praticamente qui vedi tutto il mondo. Esatto, vedi l'Opterodattilo in stop motion, noi lo stiamo vedendo ora. E qui c'è praticamente quasi tutto il mondo di gioco, come puoi vedere si carica questa torre che è appunto la Deadly Tower. E poi niente, devi cercare di risalire per questa torre, ma ovviamente ne succedono di tutti i colori. Adesso vediamo dove riusciamo ad arrivare in questa ora di gameplay. Io comunque vi invito ad ascoltare il commento e a leggere quindi sotto il commento del regista, perché soprattutto all'inizio è divertentissimo. È fantastico, Todd. Cioè, sono le palme di Donkey Kong, le vedi? Cioè, sono strepitose. Adesso io voglio dirvi, cioè, datemi un attimino qualche commento sulla grafica, voglio il vostro parere. Allora, è arrivato anche Wildbone che ci dice che l'ha recensito lui questo giochino. Wildbone, please linkaci la review, mettila qua, che così ci fa comodo, grazie. Allora, vediamo un po'. C'è Davide, ciao Davide, c'è Eric Bone Crash. Oddio, qua dietro ci stanno altri dinosauri in stop motion, sono inquietantissimi. Io ti dico che già, insomma, dopo 2 ore di gioco vedi una 10-12 mostri, quindi c'è un gran bella sorpresa. Ah, ma sono nemici! Ma... Che pensavi fossero amici, Morlo? Sì. Ma non hai seguito il plot della no, cosa? No, io sto affascinato dalla grafica, scusami. Quanto è figa, Morlo? No, è troppo bella. Prego, buttati nell'acqua. Fai vedere una cosa, buttati nell'acqua. Arrivo, ma... non voglio... ti basta tanto, C'è Ublaze che cita Melie. Sì, esatto, ci sono. È pieno e infarcito, strazeppo di citazioni. No, di chiaramente da Melie in avanti, tutti. Mi sono buttato in acqua, Todd. L'hai visto? Sì, l'ho visto. Hai sentito il commento? No, ma perché non sto, ti giuro, non sto prestando attenzione ai sottotitoli. Io ho il volume bassissimo, quindi lo sento proprio molto poco. Sento più caos che altro. Allora, io intanto ne approfitto, chiacchiero un pochino con la chat, li saluto tutti, c'è ovviamente Ublaze, ciao Rick90 che è sempre il primo, e poi c'è Rock Enzo. Wildbone ci ha postato qui la sua review, quindi ragazzi, se volete dategli uno sguardo, anzi dovete dargli uno sguardo, perché è veramente, veramente importante. Ripeto, a me mi ha proprio stupito, così, ce l'ho visto a caso sulla pagina di Steam e mi ha stregato il design. Sapete come sono fatto io, mi faccio frega sempre da ste cose. però si è rivelata una piccola perla. È fighissimo. C'è Ublaze che dice: hai visto i dinosauri, ti sembravano amici? Sei rimasta a Ti voglio bene Denver? Sì, era il mio cartone preferito. Ciolone verde senza età. Ci stanno le scimmie. Ma... Sì, adesso dovresti sentire quello che dice lui, però vabbè. Vai un attimo più avanti, lì dovrebbe esserci un collezionabile. No, vabbè, c'è il lag, addio. Dove? Più avanti dove? Niente, oramai aspetta, niente. Aspetta, forse... Le vedi ste scimmie che si vede benissimo? Gli occhi dell'attore dentro. Certo, Vedi? Che figata è, Morgua, che figata è. Forse qua, dicevi, c'era... collezionare. Esatto, sì, sopra. Mi pare ci fosse. Non c'è. E niente, allora sono coglione io, scusa, Mollo. No problem, NP. Hai visto? Ha un lieve giochetto, fa questo, quando giri la telecamera, cioè hai fatto caso. Sì, è... un po' strano, sì, c'è un qualche ritardo simulato, rimbalzo, barra... non so se è per simulare la telecamera magari una volta che non aveva movimenti così morbidi come le nostre. È probabile. Io più che altro che ho la levetta ubriaca di solito rischio di far venire davvero il mal di testa, perché... È fortuna che non giochi col tuo mouse maledetto a 12.000 dpi, balordo. Ecco perché mi hai detto di usare il pad. Non avevo capito.
è arrivato il New Squall nel frattempo, che dice ciao, scenario al volo e poi arrivo, ciao Carlo, ti aspettiamo qui. Guarda le frecce come rimbalzano, hai visto la fisica anche quanto è carina? No, è bellissimo, pensare che sia un titolo indie, comunque c'è dietro una parte soprattutto creativa, oltre che tecnica, che è sicuramente interessante, però è bello come è stato ricreato il tutto e l'idea che c'è dietro. Geniale. Sì, non è nel senso, l'ho già, insomma, questo scamotage anche della narrazione, del voice over del personaggio è stato già utilizzato. Sì, ma io penso a Puppeteer, per esempio, che mi era piaciuto, sì, molto. Esatto. Lì vabbè, siamo su livelli, cioè, proprio, lì è altissimo. Lì è altissimo. Però ti posso dire una cosa, qui secondo me funziona, è carino, alleggerisce, perché è ovvio, comunque titoli del genere sono noiosi anche quando hanno l'endgame alla Diablo, insomma figuratevi quando invece sono basati sulla semplice avventura, e devo dire che secondo me funziona. Poi, ripeto, non avendolo ancora finito, non ho idea di come sia più avanti, io ho giocato solo, mi sembra, 3 orette avrò giocato, però vedrete, ci sono anche altri personaggi. Questo Pipino non è l'unico personaggio che utilizzerete, e quindi per qualunque altra cosa poi c'è Wildbone in chat, chi meglio di lui, quindi chiedete direttamente a lui. È arrivato anche Cage. Ciao, ciao. Cage, che dice Puppeteer era Dio, sono d'accordo con te. Cioè, ti ricordi Morlu? Io me l'ero perso quel gioco, me l'ha fatto vedere una sera Morlu, che era una sera d'inverno durante, sì, la tempesta, mi ha detto no, Toddy, io te devo far vedere. Così a cazzo, mi ha detto vieni qua, te devo far vedere Puppeteer, che era già uscito da un pezzo poi. Sì, tra l'altro. Sì, sì. A me piacque parecchio. Bellissimo. Era magnifico, cioè da tutti i punti di vista, ragazzi, cioè da tutti i punti di vista era veramente lì, veramente vette altissime. Dunque, adesso c'è un momento molto interessante che noi vedremo a breve, immagino sarai quasi arrivato, però non dico niente. Già ci sarà King Kong, vedo tutte queste statue di scimmie, ecco, eh. Ah, è arrivato anche The Boss, ciao The Boss, ben arrivato. Ciao The Boss. Eccolo. Dai, ma guarda, c'è la controfigura. Cioè, c'è lui che quando viene raccolto dal gorilla. C'è un bucciotto fantastico. Il bucciotto è un pupazzo, ragazzi. Vediamo per chi ne abbiamo cambiato personaggio. Esatto, esatto. E adesso la riconosci chi è lei? Sì, lei. È quella del banner. Scarlet Nova. Scarlet Nova. Devo ammettere che perde tantissimo con sta grana maledetta di Twitch, Sì? Lo divora? Perde tutta l'occlusione ambientale, fantastico. Non c'è l'occlusione ambientale, vabbè. No, è molto carino, molto... Ripeto, qui non si vede, ma è anche sopra quello che state vedendo adesso. Magari, ecco, c'è qualche screenshot anche nella review. Sì, potete sì. Potete farvi un'idea migliore. No, è fantastico, guarda come si muove, ti giuro. Poi, oh, carini anche i riflessi, Carini anche i riflessi, hai visto? È tutto molto molto curato, sul serio, Guarda, tu che si vede per un attimo il microfono che entra nell'inquadratura, c'era la giraffa che entrava. No, ma devi sentire più avanti i commenti, c'è un mostro che te lo presenta fra un po', oddio che roba sono, i calamari, il mostro calamare, altra citazione enorme, e praticamente c'è lui che commenta, ve lo dico perché non so se ci arriveremo, perché mi pare che è dopo la prima ora di gioco, lui commenta e il regista dice guarda te che mi tocca fare, ho dovuto ficcare in mezzo i figli dei attori, di produzione, per dargli una parte, ci ho messo cosa ci azzeccano i calamari su un film del genere. Ecco, guardate qui il cattivo, no, adesso il cattivo, cioè booster usage jump wait. Cioè abbiamo un jetpack. Allora c'è Leo Bullet che è arrivato proprio ora e ci chiede ciao a tutti. Ciao. Cos'è questo gioco? Allora, questo gioco è, come dicevamo, è un'avventura
diciamo un action adventure, chiamiamolo così, con visuale dall'alto, e facciamo prima dire che è simile a Diablo. Direi che si fa molto prima così. Ha chiaramente tutto un sacco di meccaniche interessanti, e poi chiaramente, Moro, ci sono tutte le armi che sono potenziabili, sia queste da ranged che melee, quindi da distanza e da mischia, sono modificabili, e ne trovi ovviamente di altre, le puoi upgradare, va bene, e attraverso degli appositi terminali che troverai più avanti, eccetera eccetera. Insomma, non finisce qui. Poi ci sono tre personaggi con poteri diversi. Il potere si utilizza con la Y, Morlo, eh? Non so se lo vuoi far vedere. Adesso, non sono in combattimento ancora. Vorrei sfruttarlo. Ui, ma c'è gente? C'è Cage che ci dice: no, in realtà fino a quando non finisce non vi muovete da qui. Altro che prima. Sai che Cage apprezza, eh? Sì. È arrivato anche Plac 90 e Grucio. Ciao Grucio. E lì hai i soldi e puoi chiaramente, servono per modificare e o comprare armi nuove, che le trovi e le compri anche. Ma che è qui? Che sono ologrammi? Innanzitutto qui devi scendere, non so cosa ti riferisci perché io non vedo niente, ma penso sono i mostri d'elettricità. I mostri quelli d'elettricità, sì. E giustamente gli devo sparare perché quanto sono fighi. Anche qui senti, leggete il commento, c'è lui che parla di disegno su pellicola e dice che il direttore artistico li voleva rossi, ma poi lui alla fine li ha fatti fare blu, no? È fantastico. Fantastico. Usa il potere, Morlo, usa il potere. Ah, l'ho fatto prima nella missione. No, dicevo perché con questi è molto più facile. Quindi, adesso... Lucio ci dicevo, ma quante LSD si sono fatti gli sviluppatori per creare sta roba? Guarda, se posso dire la mia, è strano, però se dici un setting del genere è pure parecchio originale, se pensi. Sì. Qui devi prendere la rincorsa, vabbè, io sto venendo adesso, ma immagino che avrai già saltato dall'altra parte. No, sei morto come un torzone, vero? Sì, ma gliel'ho fatta. Ok, a posto. Dai, è anche abbastanza originale, Morlo, che dici? Sì. Magari Wildborn ha trovato qualche altra citazione che a me è sfuggita. Io non sono un grande intenditore di questo genere. A me piace il noir, che non c'entra un cazzo assolutamente con questa roba. Però è figa, cioè anche carino tutto il background e la lore della Hollywood, cioè di quegli anni fra virgolette, perché in teoria è ambientato tipo ai giorni nostri o qualche anno fa, però utilizza anche tutta una serie di riferimenti alla Hollywood degli anni 50 e 60 e addirittura anche 40, almeno mi pare di averne colto un paio, però non sono sicuro. A me ricorda un po', però adesso l'ho giocato tanti anni fa, non so se tu l'hai fatto. C'era Stubbs the Zombie che era su questa falsa riga, te lo ricordi? Che era ambientato sempre negli anni 60. Penso di aver capito, però era molto meno articolato. Però, molto meno articolato, però ti parlo come setting, cioè il fatto di fare un gioco che scimmiotta questi anni, no? Quest'epoca. Magari adesso la chat mi aiutano un po'. Io mi ricordo che l'ho fatto tanti anni fa e mi è piaciuto molto, mi fece un sacco ridere. Ma hai notato lì che c'era una cutscene e poi praticamente c'è, cioè, pur di svelti, io non so se l'hanno fatto apposta o con un altro intento, però insomma, per sveltire ancora di più il dialogo e evitare il solito pippone che alla fine, giustamente, con un concept del genere ovvio che sarebbe stata una baggianata, no? E praticamente ci sono inventati questi scamotaggi che c'è lui, il direttore e insomma l'addetto al montaggio che si inceppa tipo la pellicola e dicono: vai, cosa è successo? Chiacchierano e richiacchierano, e poi in pratica lui dice: vabbè, ve la racconto io com'è sta scena, con due battute della cassura. Allora, vediamo un attimo. Intanto
Comunque... No, aspetta, è diventato in bianco e nero perché avevano finito il budget per la pellicola a colori. È arrivato anche Giuseppe, saluto, ciao Peppe. Ciao. Allora, c'è Grucio che ci fa una domanda OT, al volo rispondiamo. Domanda OT se posso. In questo momento ha senso cambiare scheda video? Ho una 780. Beh, oddio, in questo momento no, però anche qui è una domanda sempre un po' così. Che ti dico, dipende, cioè è ovvio. Puoi voler aspettare l'annuncio delle Pascal perché lì chiaramente si abbasseranno i prezzi delle Maxwell, della serie 900, perché si abbasseranno, te lo garantisco io, non di tanto se stai puntando, vabbè ovviamente non ti serve una 970, dovresti prendere semmai una 980, e sì, in quel caso si abbasserà, però certo, personalmente io aspetterei Pascal. La 780 ma c'è T-Rex! È una buona scheda. Certo che c'è il T-Rex, sempre rigorosamente in stock motion. Io lo faccio vedere, guarda. Allora, Ublaze mi dice: se ho letto le novità di Hearthstone, ho provato a leggerle 10 minuti prima di entrare in live, ho letto delle nuove modalità e ci sono tantissime, oltre all'espansione insomma annunciata per questa primavera, ci sono tantissime cose che cambieranno, forse una vera rivoluzione. Ancora non ho ben capito cos'è, perché ripeto, non so perché, ma mi sarà bloccata la pagina e non mi apriva l'articolo, quindi non posso dirti che ho capito bene quello che succederà, però sì. Comunque ancora una volta c'erano dei mostriciattoli appesi con i fili che erano bellissimi. C'è Peppe che ci chiede: dove l'avete tirato fuori sto gioco? Io l'ho trovato per caso, però qui ti posto la review del buon Angelo, uscita da poco. Spizzatela un po', Peppe. Allora. Ma ste scimmie, poracce, mi fanno una pena. Sincero. Sì, vabbè, Morlu, qui le situazioni sono... cioè, è very easy, all'inizio... No, ma mi fanno pena, no, è il fatto che sono ste scimmie poracce, sì, cioè, sì, no, in generale. Ti dicevo proprio che per te, che è giusto che, insomma, sei un giocatore... anzi, sei un ex giocatore hardcore, ti dico che, insomma, è abbastanza easy all'inizio, ma proprio tanto. Cioè, fino a che non comincia a scalare la torre, che vabbè, insomma, con una cosa e l'altra ci sei arrivato, è proprio una cavolata. Però poi comunque migliora. Non so se Wildbone può darci un po' di feedback su come si comporta più avanti, in termini di difficoltà, sto parlando in termini di difficoltà. Attenzione, Giuseppe Saluto ci informa che si è fatto fregare, anche lui è caduto nella trappola di Hearthstone. Ale, un'altra vittima. Ciao Peppe, mi dispiace, è stato bello conoscerti, non ti laurerai mai più adesso. Comunque c'era Yu che mi diceva l'altra volta, a proposito di Hearthstone, che aveva ottenuto non so quale risultato, perché oramai io e lui non ci becchiamo più agli stessi orari, quindi non so dove sei arrivato, ma immagino parecchio in alto, però non ricordo bene cosa mi avevi scritto. Qualbon ci dice che migliora, ma comunque poco. Dice che piuttosto diventa un pochino più dinamico con il discorso delle armi e delle abilità, che io giustamente ho solo annusato a questo punto. Io penso comunque che farsi un titolo del genere per la difficoltà è un po' fraintendere il senso di... No, vero, vero, però sai che c'è adesso con tutta sta storia che hanno rivalutato, insomma, questa nuova tendenza, no, portata dai Souls, questo riapprezzamento della difficoltà. E non lo so, secondo me adesso è tornato in voga, di moda, e potrebbe essere una cosa importante. Io ci avrei fatto un pensierino, insomma, l'avrei sviluppato anche sotto questo. Le piante carnivore! Oh no! Yes! Hai visto quanto sono fatte bene? Soprattutto c'era un vermone che mi voleva mangiare.
Comunque guarda anche i modelli, le texture, cioè sono... Qualcosina, ovviamente qualche texture, soprattutto nelle cutscene, nei primi piani, perde, però nella visuale isometrica è tutto bellissimo. Assolutamente, ma poi, insomma, se te ci guardi quando ci sono proprio i primi piani fissi dei personaggi, e lì ovviamente anche le animazioni sono proprio super statiche. Sono arrivata al calamaro, Todd. E sono un po' indietro, sono un po' indietro. Però, dai, però insomma, ti garantisco che allora, tra l'altro Todd mi hai nominato i Souls, ricordo a me stesso e alla chat che eccoci, siamo arrivati fino al... Dico Damiano, eccoci, dico Damiano, eccoci, eh. Dark Souls 3, l'integrità artistica la chiama lui, eccolo, eccolo. Ah, vedi, io era proprio arrivato a un passo da Legend, grande Yu. Grande Yu, sei il mio orgoglio. Cioè, con veramente alla faccia di chi dice pay to win, Yu con relativamente pochissimo ha ottenuto risultati clamorosi. Sì, sì, sì. Non ha investito big money. No. Almeno di tanti altri. Da quello che so io. Poi non so se è impazzito. E c'è no, no, non ho investito tanto. Ho investito giusto quei 3-4 mila euro. Non paga più le rate dell'università da una vita. Wellbone ci dice che più avanti ci sono dei piani della torre con un design bellissimo. Comunque adesso sì, hai scoperto anche la meccanica del teletrasporto, con cui andare a prendere questi oggetti per il trasporto. Ah, vabbè, no, tanto ti fai ho fatto male. Così, non l'ho capita perché non stavo seguendo, sai, sono molto distratto. Quando salti puoi premendo, insomma, vabbè, quando vuoi in realtà, puoi riteletrasportarti dal punto dove ti sei lanciato, dalla sporgenza da dove sei partito, per intenderci. Stanno le formiche giganti, guarda che bello. È arrivato anche Lizzy un po' in ritardo perché dice che aveva perso la cognizione del tempo giocando a Binding of Isaac. È un altro gioco che è poco addictive, sì. No, soprattutto molto semplice, eh. Mm-hmm. Sì, sì, è proprio una cavolata. No, ma è fighissimo, io sono troppo curioso. Hai visto l'effetto del teletrasporto com'è? Sì, sì, no, ho fatto la prova, infatti, almeno. Sì, sì, no, non l'ho visto, ma c'è proprio graficamente, dico, come l'hanno rappresentato. Sì, ma è tutto iperfedele, cioè non c'è qualcosa di decontestualizzato, magari, no, qualche libertà. No, ma è tutto coerente. Sì, 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 è tutto completamente a cazzo e quindi è tutto perfettamente coerente. Cioè, veramente un ottimo equilibrio. Quindi non si entra qua, va bene. No, ci puoi andare dopo. E se tu ci provi a tornare lì, c'è proprio il narratore, quindi il regista che ti suggerisce spoiler alert e ti dice che ci puoi tornare solamente più avanti quando hai trovato un determinato oggetto. Quindi dove vado qua? Qua non passa. Dove andare? Fai vedere un po'. Morlu, non te lo volevo dire, ma devi fare comunque tutto il percorso al contrario, perché da qui non risali. No. Vabbè, dai, è un secondo, Morlu. È un secondo. Guarda la TV, ma sono tristissimo. Sembra la TV di Futurama. Allora, Leo Bullet ci chiede il prezzo su PS4. Su PS4 io non lo so, ma te lo cerco subito. Forse Wildbone già lo sa. Vediamo un po'. L'ha recensito per PS4 Wildbone? Non lo so. Oppa. Sarà intorno, boh, ai 19. La tiro là. Aspettate che non lo trovo.
Ragazzi, qui c'è proprio valore artistico assoluto. Meritano i vostri soldi anche solo per l'idea e per come è stata creata. Poi dopo che c'entra, se anche lo giocate una volta, un paio di volte, magari lo fate vedere agli amici. Mi corre 14,99, morto. Cioè a 14,99, cioè, che gli dici? Cioè, no, è veramente, veramente una, secondo me è una piccola perla. Posso dirlo? Una piccola perla. Non l'ho finito, chiaramente, perciò è, insomma, abbastanza incompleto come giudizio, però capito, carina questa la modalità. Ti puoi sporgere e sparare dal bordo. È bellissimo. No, ma è anche molto vario. Cioè, il rischio nelle produzioni indie è che magari si lascia una sola modalità di gioco per poi, insomma, si potenziarla, migliorarla. Qua proprio cambiano le situazioni dal momento in cui ti lanci al momento in cui ti sporgi e spari. Poi magari ce ne saranno anche altri. Sì, ti ripeto, non c'è mai un momento che so, super rivoluzionario, dici, mai visto. Però comunque fa piacere vedere che si sono impegnati così tanto per una produzione così piccola, fra virgolette, e perché non sono l'ultima ruota del carro. Comunque i Team Ace hanno fatto degli ottimi titoli. Mi sembra Odyssey, giusto Angelo? Sbaglio? Io ricordo Odyssey, poi non so. Comunque, vabbè, a parte quello. Lancia tribale. Sì, ti prego, leggi, Morlu, le descrizioni delle armi. Ora con l'estremità puntita, un manganello con più palle. Ora, è questo bellissimo. Manganello con più palle. Io l'ho preso, te dico subito che l'ho preso, Morlu. Questo qui è uno sparascintille che è un rasoio, radia al suolo i tuoi nemici. Poi c'è, sì, il rivoltello raggi. La pistola raggi diventa più lunga e spara colpi più potenti. E io prendo il rasoio, chiaramente. Ah no, non posso farlo. Perché non c'ho abbastanza ingranaggi. No, no, no. Adesso hai capito a cosa servivano i collect balls. Sono tristissimo. I collect balls. Però faccio l'estremità puntita, dai. Rockenzo dice, di sicuro lo metteranno col PS Plus. Assolutamente sì. Cioè, questa su, cioè, è candidato, ma proprio già il vincitore. Abbiamo già il vincitore. Assolutamente. Questo sembra un gioco fatto apposta per uno dei mesi più belli del PS Plus. Assolutamente. Sì. È un po' un peccato, che quando escono questi titoli indie, leggo anche in giro, aspetto che esca col Plus, insomma, sarebbe anche bello magari finanziarli al lancio i titoli, ecco, mettiamola così, però... Sì, nel senso, non, ti devo dire la verità, in realtà non l'ho sempre questo istinto... Non sempre, però con alcuni titoli sì. Qui dico, cavolo, l'ho provato, e dico, però gli voglio. Dici, beh, cazzo, gli voglio da proprio i soldi perché mi va di finanziarli. Questo è uno dei pochi, sì. Questo è uno dei pochi. È la testa di un robot. Di robot, il mio copilota. Pipino guasto, bellissimo, lo sto vedendo adesso. Comunque, è arrivato anche il capitano. Ciao Marco. Bella Bianca. Ciao Marco. Addio. Fa il discorso sul terzo protagonista, sul robot. Nella versione originale, Pipino e Scarlett dovranno allearsi con un alieno, ma poi, insomma, abbiamo optato per un robot. Ci vuole sempre il robot. Qui che cosa hai sgamato, Morlu? Ecco, vedi, questo io presento. Area segreta. Non l'avevo trovato io. Vedi? Qua c'è anche un pulsantone. Io, guarda, ti dico una cosa, ne ho trovato un altro, fatelo raccontare da Bianco, che più o meno siamo nello stesso punto che ha visto anche lui l'altra volta. Ne ho trovato uno, però non so se è un bug, però mi sono incastrato in una zona del cavolo e non sono più riuscito a uscire, l'ho dovuto ricaricare così, cioè ricaricare dall'ultimo check. Ci sta, questi casi ci sta, dai. No, strano, perché in realtà sembra agibile come zona, però poi in realtà cannone Tesla.
bene. Vediamo com'è. Vicino alla scimmia acrofobica. Te prego, senti il dialogo della scimmia quando cambi personaggio. Guarda, mi sono arrampicato qua su perché ho visto qualcosa. Sono troppo paura di guardare oltre il bordo della cucina alto. Devo provare a cambiare personaggio, dici? Come faccio? Tra l'altro non ho neanche capito. Ah no, è più avanti, Morlo, scusami. Scusami, mi sa che è più avanti. Puoi cambiare il PG. Cioè, tipo il mini dialogo. Quello sotto hai capito come si prende, no? Vai sì, giù sì, e poi... Sì, fatto, fatto. Ok, grande. E no, Morlo mi sa che l'ha bypassato, Bianco, questo punto. Sì, l'ha proprio saltato, mi sa. È fantastico quando fai il discorso che tenta di giustificare il fatto che i nostri protagonisti vanno in giro e raccolgono oro. Cioè, vi siete mai domandati dove va a finire tutto quell'oro che i personaggi raccolgono? Beh, nella versione originale c'era una scena tagliata che spiegava che in realtà tramite un particolare dispositivo l'oro viene teletrasportato direttamente nella navetta. E qui ci sono i potenziamenti. Semplicissimi, eh. Io ne ho fatto uno e basta. Semplicissimi, sì, sono semplicissimi, però secondo me se messi tutti insieme, amalgamati bene nel minestrone, fanno il loro dovere. Prendi Pipino? Sì, sì. Dick Starspeed. Carlo chiede se l'ambientazione è veramente sci-fi anni 50 oppure una messa in scena. Nel senso che è come se stessero girando un film, un B-movie di quegli anni, esatto, o comunque un film ispirato a quegli anni, e noi siamo sul set, però con questo scamotage raccontano una storia, possibilità di mettere le ambientazioni super varie. Che stai facendo, Morlo? Hai visto bello l'effetto del fumo? Non ce l'avevo fatto caso. Ma che... Ma che paura. Sei morto? No, no. Sì, ma qua... Ah, colpiscono anche da sotto. Il problema è che chiaramente hanno... Cioè, tu secondo me hai troppa vita, ecco. Cioè, sarebbe bastato anche solo quello, perché poi in realtà le situazioni che trovi, ecco, già da qui in poi ci sono dei momenti che sono un pochino più impegnativi, però insomma di poco. Il problema è che te hai con talmente tanta vita, cioè ti tolgono talmente poco che non ti mettono mai in reale difficoltà. Questa lì, è la pecca più grande. Ma infatti chiedevo anche... chiedevo proprio a Wildbone, e lui mi diceva che più avanti comunque migliora, è soprattutto più diversificato, però insomma non è che sia proprio il top parlando di difficoltà. Anche in termini di longevità, mi diceva prima, lo ripetiamo, che siamo intorno alle 4 ore, magari insomma i perfezionisti ci metteranno un po' più, perché ricordiamo ci sono comunque un sacco di achievement e anche un sacco di collezionabili, se non sbaglio. Perciò sì, magari un po' più, che ne so, la butto là, 6-7 ore. Sì, io mi ero impipinito che volevo prendere a tutti i costi, no, ma te fai collezionabile, almeno faccio vedere anche un po' come sono sti segreti, momento certo, platform. È così che si gioca sto gioco, eh. Oh, ok, infatti Wildman ci dice 4 ore andando spediti e tralasciando immagino un sacco di roba. Perfetto, quindi io la butto là così. Secondo me... esatto, 6-7. Quanto è alta sta torre? Oddio! I Jacky! Io li chiamo i Jacky. Qui c'è anche l'insalata che cammina. Poi guarda quanto fa ridere. Cioè loro praticamente con questo scamotaggio hanno potuto mettere tutto dentro a sto gioco. Tutto quello che veniva in mente. Tutto, sta cosa è bellissima. È bellissima. Perché tutto è giustificato, tutto è lecito. Sono dei mostri che secondo me addirittura si vedono troppo poco. Troppo poco. Correggimi se sbaglio, Wildbone. Non so se più avanti
appaiono, ma secondo me si vedono troppo poco. Che faccia c'ha sto pterodattilo? Allora c'è Peppe che mi ha dato il suo contatto. Peppe, sai benissimo che io mi scorderò, quindi dovrai aggiungermi tu, e direi che è abbastanza facile fra l'altro trovare il mio link. Ora però non ho aperto Battle.net, quindi se mai ci sentiamo dopo te lo do più tardi. E vediamo un po'. Beh, comunque siamo tantissimi, eh? Vedo che stai riscuotendo successo sto tipo. Sì? Molto piacere. Sì, sono sì, molto sì, contento. Siamo più di 200 e grazie a tutti, ragazzi, grazie ovviamente. Sì, ovviamente. Sono contento, mi fa piacere di, insomma, di supportare questi titoli qua. Rasoio ancora non possiamo potenziarlo. Ciò mi rende molto tre. Mazza chiodata. Il cannone Tesla comunque fa un sacco di danni, però ti dico la verità, non mi piace neanche. Come mai Toglio non ti piace? No, non mi piace proprio la tipologia dello sparo. Mazza chiodata fa un sacco ride. Guarda che spettacolo. Stai indietro, umano, devo continuare a far girare questa ruota. Se mi fermo la torre verrà distrutta. Ma perché? Ma quindi fammi capire, Morbo, tu non hai preso il manganello con più palle? No, cosa è... ho preso l'altro. Te lo posso... Ah, lo potenzio adesso, dai. La poesia è ultra manganello spaziale. Guarda, quasi quasi faccio la porcata e lo potenzio. Ci metti più, guarda, palle? No, ho fatto ultra manganello spaziale, la polizia mi invidierà tantissimo. Non so, sì. Che roba è? Non so, adesso lo scopriremo. Perché è lo stappabottiglie? Oddio! Tirabuscione, ma che roba è? È semplicemente manganello con una spirale. Qui è arrivato anche Andy. Ciao Andy. Ciao Andy. Ah, ecco, questo qui è il setting da Transilvania. Infatti sembrava un po' horror. Sì, sì. Ma aspetta, aspetta, forse mi sono distratto. L'hai incontrato lo scienziato malvagio? No. Non ok. Mi ah, quanto fa male sto manganello? Eh sì, ecco, un'altra cosa è che chiaramente le armi secondo me sono un po' più... cioè ce ne sono alcune che veramente ti semplificano troppo il lavoro. No, quelli ancora non li puoi distruggere. Tu non schivi mai, Morbo? No. Tu non dodgi mai, devi doggiare. Io in genere nei giochi non doggio se non vedo che inizio a morire. Cioè finché me la cavo non viene fatto. Pecca mia, Doggiare. Ma questa è colpa di Diablo, Morbo, lo sappiamo benissimo. Questa è colpa di Diablo. No, su Dark Soul doggio. Però lì perché per esempio muoio. Su Dark Soul doggio. Doggio. Se mi sente Francesco che uso sti traduzioni improprie, sì, doggio. Adesso tanto l'abbiamo evocato, questo è come Freddy Krueger. Ah no, era Candyman che se lo nomini allo specchio no, arriva davvero. Tre volte. Sì, sì, sì. Se lo nominiamo tre volte Francesco si spona in chat e picchia tutti. E cazzia tutti, me, te, tutti. Possiamo cambiare pigino. Ecco. Finché non c'è il robottino. Intanto noi qui in chat continuiamo a crescere il numero e siamo contentissimi, ragazzi, vi ringraziamo ancora. Ci fa molto piacere. Ma sono... No! Ma le rocce sono gonfiabili, erano palloni. Morbo, ma non lo vedi com'è sto posto? Ma non, tu non te devi fidare. Comunque no, hai perso il bersaglietto, quello segreto che avevo trovato io. No, devi doggiare proprio GG, se scrive.
Keiji dice: io sono ancora sulla graticola per un rilasciato che mi è scappato l'altro giorno. No, ragazzi, lascia sta, no, rilasciato, non lo dite, rilasciato. Assolutamente. C'è scritto anche su Steam. Data di rilascio, però guai, non lo dite. Guai. Non si fa. Bambini, non si fa. Lì sicuramente c'è un segreto, ma proprio grosso quanto una casa. Ascolta. Si è visto tantissimo. Ma qua perché? Non l'ho beccati? Là c'è il vascello fantasma addirittura. No. Dai, mi frega niente. Ah, eccolo. Ce l'hai fatta? L'hai preso? Eh no, 4 su 20. Ah vabbè, ma quella è per sbloccare l'obiettivo. Ma non ci frega niente, dai. Ma no, no. È vero comunque, niente. Il vascello fantasma io me l'ero completamente perso, mo. Non l'avevo visto. Ma che roba è? Ma dove devo andare? Devo tornare indietro? Mi sa sì. Non ce la fai ad arrivare lì, mi sa, eh. No, perché non so se devo buttarmi. Mazza, è un pezzo di piombo proprio. No, ma è fighissimo. Oh. Morite. Quindi Morlu ti convince? È bellissimo. Sono contentissimo e ti ringrazio in diretta proprio per il consiglio. No, perché in realtà avevo pensato di giocarlo io, però poi ho detto no, vabbè, ti presto l'account Morlu e me lo devi giocare tu, perché questo è il tuo proprio, è il tuo habitat naturale. Yuck and Slash. Sì. Grazie. È bellissimo. No, se avessi giocato tu te l'avrei rubato lo stesso, l'account avrei giocato lui. Sto periodo sì. Poi c'è anche la voliera di cristallo di Jurassic Park dietro, non so se l'hai vista. No, non ci ho fatto caso. Ah no, come no, sì, quella degli pterodattili, sì. Ugoloni. Ma... E beh. Qua, rotolo per forza. M'ero incasinato, eh. C'è Rockenzo che dice: per una volta il Morlu non sclera. Ragazzi, io sclero poco. Eri entrato in loop Morlu, eh? Era entrato in loop. Hai visto che dovevi doggiare lì? Sì. Sei pigro, non vuoi doggiare. Dovevo doggiare. Vabbè. Questo momento. I tronchi incandescenti. Sì, fa molto Super Mario, sai. Comunque è fighissimo anche la quantità di roba su schermo. Guarda quanto è figo da st'altezza Morlu. Ci hai fatto caso? Che continua. Ma sì, come no. Sotto tutto. No, c'è stata una scimmia. Oh! Oddio, guarda ste scimmie. Oddio! Continuano a morire. Ti prego, continua ad attaccare lì. Momento più alto. Vai. No, bellissimo, Todd. Momento più alto della serata. Che è successo? Adesso lo vedrai. Che hai trovato? Hai trovato un glitch, un bug. Certo che ho trovato un glitch. Ecco. Guarda quanto è contento Morlu. Basta che trova un glitchino e si impazzisce. Dai, quanto fa ridere. Tutti quanti carino poi per bene. Hai sterminato, cioè, l'intera specie. L'hai fatto suicidare. Ma si sono suicidate da sole. Io non ho fatto niente, eh. Hanno fatto tutto loro. Eh sì, questo infatti dimostra quanto è alta lì a questi nemici, però vabbè. Noi puntiamo sulla quantità piuttosto che sulla qualità del singolo, via. No, ma ragazzi, sto gioco, anche fosse stato proprio ancora più facile, davvero, non è possibile morire, sarebbe andato bene lo stesso. Cioè, qua contano altre cose, a mio avviso. Cercare, ripeto, la sfida a tutti i costi è sbagliato con certi prodotti. Ci siamo scambiati di ruolo, Morlu. Curiosa sta cosa, eh? Sì, è vero, eh? È vero. No, ma poi ci sono dei giochi in cui effettivamente la sfida deve esserci, per carità. Però certi giochi, secondo me, no. Soprattutto gli indie, ecco. Negli indie ci perdona più. Ma guarda, io non lo so, è giusto, insomma...
vista la tipologia di gioco, era giusto un po' per stimolare un attimino, insomma, di più il giocatore. Perché, ripeto, questo è un genere che è facilissimo che vada a stufo. Perciò, insomma. Sì. Poi è vero, è proprio talmente figo da vedere e curioso proprio, si stimola proprio la curiosità, che magari regge botta fino alla fine. Però, se no, insomma, il rischio c'è sempre. Magari i giocatori meno avvezzi, soprattutto, che ne so, metti sulla piattaforma console, è facile, no? Lo copriremo di criptonite o qualcosa del genere. Sì, ho fatto il super pugnalone verde, è bellissimo, è una mezza spara laser, no? Sì, è fighissimo. Quanto è brutto lo pterodatti. No, è bellissimo. Ma com'è caduto sto pterodatti? Magnifico. Vediamo com'è il pugnale. Sì. Vedi l'animazione? Erano andati in kernel panic i... Stanno a cadere da soli, oh, che bello, per scappare a me cadono di sotto. Tra l'altro ha fatto uno dei nemici, mi sembra l'urlo, quello più utilizzato nella storia del cinema, che non mi ricordo mai come si chiama. Quello bruttissimo. Ah, ok, ok, quello famoso. Ma secondo me anche su Guerre Stellari, dici? Sì, sì, sì. Quello stra usato anche su Guerre Stellari. Ma quello, ascolta, secondo me, posso dirti come avevo io, quello è diventato tipo... non lo so, un must, ce lo mettono tutti, cioè secondo me tutti i sound engineer quando mi fanno i missaggi, le cure della traccia del film, audio del film, ce lo ficcano per forza, ma secondo me si divertono, perché lo senti dappertutto, dai, anche sui film più seri dove non c'entra un cazzo. Lizard Max dice: più che una spada laser sembra un calippo al lime. Ma calippo al lime, questo sarà il titolo proprio del video. Calippo al lime, segnatelo. È il titolo, calippi al lime. Aspetta, calippi al lime. E poi dopo come era l'altro? Ah, me ne era venuto in mente un altro di titolo. Porca puttana. Vabbè, lo chiameremo calippi al lime in stop motion, dai. Infatti anche Wildbone dice è storico quell'urlo. No, ma c'è proprio un nome poi, è stato detto più volte, ma io non me lo ricordo proprio. Io lo so, noi ce l'abbiamo in chat la persona giusta che si ricorda tutte ste cose. Carlo, pensaci tu. Ricordati il nome di quest'urlo o cercalo nel web. Se noi stanotte non ci... Wilhelm Scream dice. Come? Wilhelm Scream. William Scream. Non so se si sta trollando, Carlo, ti dico la verità. Chi è? Becca questo slime. Vedi? Questo è quello che ti dicevo io. Troppo easy. Troppo easy. Cioè, poi per esempio anche st'arma qui, no? Il Tesla. Cioè, io ho capito che fludda e ricopre tutto, però dai, cavoli, cioè, non me lo puoi mettere che lo stunni. Cioè, anche lo stun, c'hai, è terribile. Siamo. Quindi quelli che io chiamavo le insalate sono slime in realtà. Sni ancora una volta, non te lo saprei dire, però secondo me è un'altra citazione che però ora mi sfugge. Qualcosa tipo Creatures from Deep Space. Dai. Non c'è niente. Lì. Poi i pterodatti che sparano le palle di fuoco, quanto non c'entra un cazzo proprio. Con i pterodattili, ma quando i dinosauri erano una novità, capito? Quindi fantasticavi su cosa potevano fare. E c'erano tutti draghi, ovviamente. Sì, certo. Non so se hai visto Morlu, un tocco di classe incredibile, vai sopra il fuoco. No, te prego, le impronte digitali. Dove? Vai vicino al fuoco indietro, sulla piattaformina quella lì, c'erano delle torce. E se te passi davanti al... No! Là ci sono le impronte digitali, bellissimo. No, è magnifico. Non ci avevo fatto caso proprio. Ecco, vedi, cioè, qui si vede proprio...
la cura per i dettagli, perché quando tu inizi a inserire nel tuo gioco una quantità così grande di cose difficili da notare, vuol dire che c'è proprio la passione dietro, per forza. Tipo quando ci provavamo io e te a metterli nei nostri video, però non ce li sgamava nessuno. Però non ce li sgamava nessuno, ovviamente, quindi abbiamo smesso di mettere riferimenti. Ogni volta c'era una citazione di un film di Kubrick o ce ne fosse uno che l'ha sgamato. Zero totale. Vabbè, però sappiamo che ci volete bene lo stesso. Superare il vortice temporale per procedere. Ma io come faccio a salire di livello? Perché non mi fa salire? Formiche nucleari ovunque. Ciao Angelo, alla prossima. Ciao. Io vado avanti, tanto mi sa che siamo in chiusura, tra l'altro, perché vedo che sì, manca qualche minuto. Volevo far vedere il robot, ma ancora ce n'è. Come faccio a attivare sto affare? Qua posso scambiare le armi, quale potenzia? Servirà lei? Hai visto, carino, come la fisica, come rotola, i detriti come rotolavano dalle scale? Mi sembrava not bad, not bad. Scarlet Nova. Ho fatto un volo bellissimo. Scarlet Nova. Distorsione temporale, Morlun? No, sono morto proprio. Ah, sei morto come coglione. Sì. Ah, le provo, visto che qua magari è tutto... Ho detto, se là i sassi sono di carta, magari questo è fatto di polistirolo, in realtà passi e si rompe, basta, però... E invece no. No. C'è Rick che ci chiede se ci piace Yu-Gi-Oh! Morlu lo conosce, io lo conosco, però tipo lo odio, ma proprio tanto, cioè fa parte di quel tipo, quella parte di Giappone, quella vastissima percentuale di Giappone che odio. No, lo odio proprio, mi dispiace, Rick. Io ho giocato. È uno shonen, giusto, Morlu? Sì, no, non so se si riferisce al gioco di carte. Io al gioco di carte ci ho giocato. Ah, ok. Periodo. Qualche tempo. Poi dopo ho smesso perché costava troppo. Troppo. Tu, Morlu, non riuscirai mai a sorpassare quel ventilatore, lo sai, sì. Sì. Io a questo punto. Anche perché spero che in realtà scattino le 22 e poi stacchiamo. In realtà sto tergiversando, non so se si era capito. Però adesso che c'è il ventilatore, qui mi viene in mente una cosa. Quindi mettiamo una canzone mentre facciamo i saluti. Tanto dura 2 minuti. Davanti al ventilatore, ragazzi, se volete sapere come si supera il ventilatore, cosa c'è dopo il ventilatore, lo comprate, investite in questo bellissimo gioco. Non sono ironico, è davvero bellissimo, secondo me. E lo scoprite da voi, anche perché se dura non tantissime ore, ecco. Beh, sì, dicevamo tutto. Insomma, facciamo una media, come dicevamo con Wildbone prima, intorno alle 5 anche 7 se siete perfezionisti, forse anche qualcosa più. Io intanto, Morlu, ti ho mandato un pezzo che è appunto Ventilator Blues. Vediamo, ah sì, aspetta, certo, è Ventilator Blues, vediamo chi lo riconosce. Fra l'altro è uno dei miei pezzi preferiti degli, non lo dico perché dovete conoscere queste persone qui che suonano, è fondamentale, se no non dovete venire su B-Side, maledetti metallari. Ok, te l'ho mandato, aspetta. Io non sento, però sai che c'è, ho sempre voluto chiudere una live con gli Stones, no? Quindi direi che ci sta bene. Vai, mi rimetto davanti alla ventola, così almeno vai davanti alla ventola con Ventilator Blues. Vai.
Va bene, dai, allora a questo punto io dico, noi abbiamo fatto un'oretta, vi abbiamo fatto vedere questo chiamiamolo giochetto, ma giochetto non è, in realtà l'abbiamo apprezzato moltissimo, sia dal punto di vista, prima di tutto, innanzitutto per via del setting e della sua realizzazione dal punto di vista grafico, che secondo me è proprio veramente degna di più di una nota addirittura. E perciò niente, ricordiamo che è disponibile su Steam attualmente a prezzo scontato, 9,99, perciò ragazzi, se avete un PC con Steam, io direi che è veramente il momento adatto per acquistarlo, altrimenti sul PS Store della vostra PS4 a 14,99. Io direi abbastanza easy. A questo punto non ce l'ho, però ci dovrebbe essere la review, basta che insomma ci date uno sguardo più indietro, c'è la review pubblicata dal nostro buon Angelo, la trovate qui o sulle pagine di Adriai. E che dire, niente, noi ci rivediamo, Morlo. Quando ci rivediamo? A questo punto è ufficiale. Ci rivediamo. Esce Liming, quindi ci rivediamo giovedì sera. Ah, e giovedì sera ci vediamo con Soma. La chiudiamo proprio. Chiudiamo la run tragica. Chiudiamo. Sì. La chiudiamo, ragazzi. A costo di starci fino a mezzanotte, giovedì sera chiudiamo Soma. Quindi mi raccomando, passate. Io la pronostico. 1:40. Un'ora e quaranta, vediamo se speriamo. E venerdì giochiamo con Liming, torniamo con Heroes of the Storm. Liming, personaggio che ce l'hanno buttato lì così di sopra. È uscito una settimana in anticipo, non eravamo pronti, e quindi questa settimana beccatevi tre live. Tre live. D'accordo, quindi con i Stones in sottofondo, intanto vedo che Ublaze ha detto non so se sono i Rolling Stones o Cristina Ravena, Ublaze stai attento, ci sono cose con cui si può scherzare e altre no, va bene? Scherzo. A parte questo, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che per qualunque cosa, se volete rimanere aggiornati con la nostra programmazione sia di B-Side che in genere tutte le live di EveryEye, ci trovate su homepage di EveryEye.it, al solito, leggete attentamente il foglio illustrativo. Sì, certo. Attenzione, guardare B-Side abbassa il vostro quoziente intellettivo, usare con moderazione. Se non vi siete iscritti, fatelo, ci fate un piacere, noi mandiamo tanti cuori viola, come dice Franco. Sì, manda cuori viola. E salutiamo anche tutti quelli che non intervengono in chat, giusto, salutiamo per ricitare. Vi vediamo, sappiate. Via. Va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, no, aspetta, Morlo, è già chiuso. Che? No. Cos'è? È già chiuso? Beh, allora vi dico, la lancio così, mini teaser. Tenete anche la nostra pagina Facebook, perché a breve, arriva un contenuto che avremmo dovuto pubblicare forse un po' più di una settimana fa, e invece arriva adesso, però so che lo aspettate in molti, perciò arriverà. Non vi dico niente, non vi dico niente di più, però chi c'è... Sei un cane, Todd, comunque di ste cose in chiusura, vabbè, è proprio gli metti... Chi ci segue, avrà capito. A presto, alla prossima. Ciao. Ciao.